E salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Sono TonyGamer17 e ragazzi, oggi vi spiego come fare soldi su Steam e spendendo questi soldi su altri giochi. In questo caso, io adesso vi mostro quanto sono riuscito ad accumulare pochissimi soldi vendendo oggetti nei giochi. Sì, lo so. E devo dire che, vabbè, se per caso, non so, giochi a Team Fortress, qui sopra farai un mucchio di soldi tanto per comprarti un gioco, però devi buttare ore e ore su questo gioco, ok? Bene. Puoi sempre, non so, farti degli oggetti su altri giochi. Io, ad esempio, ho venduto alcune carte collezionabili di Halo. Sì, le ho vendute. Tanto non me ne faccio niente. E sono riuscito ad accumulare più o meno 1,49 euro. E adesso vi spiego anche come vendere. Per esempio, andiamo sul nostro. Vediamo un attimo dov'è il mercato della comunità. Eccolo qua. E per esempio, allora io ho messo a vendere sul bancone questa cassa invernale di vernici su Team Fortress, carta collezionabile, vabbè, di Metro e altre cose così. E un'altra invece l'ho venduta a 20 centesimi. Però Steam si prende una tariffa. Quindi adesso, non so, vendi un oggetto così. E su Team Fortress ho ancora un mucchio di oggetti da vendere. Quindi, non so, adesso vendo la cassa degli accessori, la voglio vendere. Ok, vendi. E qui, come potete vedere, i prezzi di vendita, possiamo vedere se vendere questo oggetto, se ci conviene venderlo oppure no. Io ad esempio scrivo, ragazzi, non potete scrivere 50 euro. No, non potete scriverlo. Perché una volta ci ho provato e Steam mi ha buttato fuori. Sì, mi ha buttato fuori. Quindi io adesso, non so, metto 0,0. Ok, qui è ricevi. Qui dobbiamo scrivere 0,03. Ok, così. E ricevi un centesimo. Sì. Non ci fate caso, però è sempre una cosa divertente. Ad esempio, non vi servono gli oggetti e volete venderli, fatelo. Tanto è una buona idea. Ma io ho smesso di fare queste cose. Ok, mettilo in vendita. Ecco, non possiamo metterlo in vendita perché dobbiamo accettare i termini del contratto. Quindi accetto i termini. Ok, mettilo in vendita. Ok, fatto. Chiudo qua. Perfetto, ho venduto un altro oggetto. Allora, qui invece abbiamo gli oggetti popolari, tipo, non so, comprate oggetti a 50 centesimi, quando il prezzo sale, non so, a 60 centesimi, è il momento di vendere, così ci guadagnate 10 centesimi in più. Quindi, cassa di guanti, tutte queste persone che hanno giocato per tutta la vita a Team Fortress, Counter-Strike. E adesso stanno vendendo i loro oggetti. Cioè, immaginate se questo ha 230.000 oggetti e li vuole vendere, non so, a 40-50 centesimi, questo si va a fare un mucchio di soldi, non so. Prendiamo un attimo la calcolatrice, facciamo un piccolo calcolo. Non so, questo facciamo così. 0,48 per ok, 233.000 è uguale. Sì, questi sono i soldi. Devo dire che i soldi se li fa. I soldi se li fa. Sicuro, al 100% i soldi se li fa. Quindi, se volete buttare il vostro tempo su Steam e comprare giochi e vendere giochi, non so neanche se si può vendere un gioco, però tutti i soldi riceverai su Steam, non potrai
spenderli, non so, su Amazon, su siti streaming e altro, ok? Quindi in questo caso puoi spendere i tuoi soldi solo su Steam. Lo so. Su questo devo informarmi, non so se si può prelevare alcuni soldi sul portafoglio di Steam e spostarlo su un altro conto e vedere. Comunque io lo ripeto, è una buona idea. Se non vi servono gli oggetti, vendeteli. Non so, vi fate 100.000 oggetti e basta. Quindi, questo è tutto. Se avete bisogno di altre informazioni, cioè, scrivete nei commenti e vediamo un attimo se su Rust si possono anche. Ah, però. Ah, niente male. Ah, veramente. Cioè, tu puoi anche comprare il legno. Wow. Acquista. Wow. Cioè, non ci posso credere. Cioè, su Rust potete direttamente prendere un'ascia, andate a fare un po' di 2-3 alberi e già vi siete fatti 2-3 mila di tronco e avete fatto già. Conviene buttare i soldi per comprare il legno. La gente è pazza. Comunque, ragazzi, questo è tutto. Se avete bisogno, scrivete nei commenti e niente. Lo so, lo ripeto, è una buona idea. Giocare, 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 giocare sempre e vendere i propri oggetti. E niente. Quindi, grazie a tutti per questa visione, siete stato utilissimo questo video, lascia like e attiva anche la campanellina per i prossimi video. Quindi, ciao!